Amici del canale, qua ci troviamo in un'altra parte del porto e alle mie spalle, come vedete, ci sono tutti i box che dove ti possono arrostire il pesce. Tu compri il tuo pesce, vai lì e loro con pochissimi soldi ti fanno il pesce. Guardate che meraviglia di piazza. Ragazzi, vi consiglio di visitare il Marocco perché è veramente, veramente bello. Guardate, alle mie spalle c'è la vecchia città. Artisti di strada, bravissimi. L'antica città di che isola pedonale, che bellissima location, piena di locali e di musica. Qui siamo in uno dei quartieri spagnoli dove ci sono tutti. E siamo in uno dei quartieri portoghesi della vecchia città che si chiama Essaouira, Mogador. Mogador, anticamente si chiamava Mogador, e ora si chiama Essaouira. 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 Difficile, ma ce l'ho fatta. E qua ci sono tutte le stradine, le vecchie stradine, tutte piene di gran bazar, c'è di tutto e di più, dai gioielli a tutto quello che si desidera qua, è facile trovare. Cari amici, stiamo per entrare nella vecchia Medina di Essaouira. Come detto prima, un'antica città portoghese. Io adesso con il mio GoPro purtroppo ho finito la batteria e ci stiamo adattando con il nostro cellulare. Andiamo avanti. Anche una città, questa è una città anche conosciuta per l'artigianato e l'argento. Fanno delle cose bellissime, la bigiotteria e anche dei souvenir in argento e principalmente anche la lavorazione di un tipo di legno che fanno delle cose meravigliose. Vedi qua la musica di Gnawa. Oh,
Restaurant. Questo è un antico ristorante. Un antico ristorante. Guardate che strabello, amici, ogni cosa, ma la bellezza è un gioco di colori con queste pietre bellissime. La bellezza è trovarsi in questi posti e calpestare la storia. Forse intorno al 1200. Perché passava lo... Bella anche da un punto di vista architettonico, c'è un intorno di più, hanno affusionato il legno, le cose veramente... Che bella posa tu! Bellissimo. Questo è un portapenna. Portapenna? Portapenna, sì. Hai visto? Ma ah sì, per la scrivania. E portapenna. Per la scrivania. Portapenna. Ah. Queste sono dei legni pregiati che lavorano solo in questa zona del Marocco. Come si appelle la bua? La bua di Tuya. Tuya, è una scena youtuber. Allora, sa? Tuya in arabico, agar. Allora, questo è un legno particolare che si trova in Marocco. In Marocco, le bua si trova in Marocco. Si trova in Marocco e in Mexico. Ah, allora. Questo si chiama Tuya, questo legno, e si trova in Marocco e in Messico. È un tipo di legno che si presta a dei... O Marocco, solo nella regione del Sahel. Come mi diceva qua il nostro amico, questo legno pregiato si trova solamente nella regione di Essaouira e in Messico, quindi non è un legno facile da trovare altrove. Che dire, se vi trovate a venire a Essaouira, non esitate ad acquistare questi capolavori. Tutta fatta antica ancora con i solai, fai vedere il tetto, tutta fatta in legno, travi di legno e pezzi di rami di legno, secoli e secoli, è ancora intatta. Io non riesco a capire le cose antiche, guarda. Cari amici, vi mostro i riad che sono delle case dei ricchi possedenti di una volta, che adesso la gente compra per fare dei bed and break, degli hotel oppure delle case private di lusso.
visitare queste gallerie e ci vuole il flash, e qualcuno che accende il flash. Fare il flash? On a des gens qui habitent ici, viens. Oui. Ah. Ayman, tu peux faire le flash? D'ailleurs, la marque de chauffeur, choisis. Ça se voit? Guardate che spettacolo di gallerie, tutte gallerie antiche una volta abitate da persone. Ho visto, vedete, vedete. Ancora abitano qua gente, sì. Ma purtroppo, sì. Purtroppo i quartieri spagnoli, cioè i portoghesi erano veramente belli. Vedi, strade, stradine, quartieri. Cari amici, qua siamo nella parte alta della fortezza, dove c'era una parte della difesa portoghese, e se questo castello è ancora integro è perché era difficilmente espugnabile. Adesso vi faccio vedere questa fortezza come era armata, difficilmente possibile conquistarla. Guardate, ci saranno una ventina di cannoni.